Buongiorno e ben ritrovati a ieri, oggi e domani in Festival Edizione 2020 e il buongiorno va soprattutto a Lilian Stein. Buongiorno Lorenzo. Oggi Lili partirei a parlare della sezione storica Open Doors che anche compie 18 anni e anche quest'anno va alla ricerca delle cinematografie in corso di sviluppo dove ci sono delle fragilità. In un certo senso Locarno 2020 ha un po' come mutuato lo sguardo e lo spirito di Open Doors proprio per l'effetto della pandemia che tante cinematografie ha infragilito. Sì, giustissimo. Quest'anno gli spettatori potranno vedere da un lato online dal nostro sito internet ben 20 film che vengono dai paesi del focus sud asiatico sul quale il festival sta lavorando dall'anno scorso e anche una sezione qui in sala, nelle nostre sale di Locarno, una programmazione dedicata alla storia di Open Doors con 10 film che provengono da tutti i paesi, i territori sui quali ha lavorato questo programma nel corso degli anni e quindi film provenienti dalla Georgia, dal Kazakistan. E vorrei sottolineare due film da due dei più grandi registi africani contemporanei, il sudafricano Haile Gerima e il maliano Souleymane Cissé. E viene subito un gancio naturale a parlare, per esempio, sempre di Africa, dei ritratti di donne africane che sono al centro del progetto di film After Tomorrow di un regista che noi conosciamo bene perché è legato al territorio di Locarno come Mohamed Sodani. Mohamed Sodani che è anche direttore della fotografia di un film che ha scelto nel viaggio nella storia di Locarno, Au nom du Christ. Sì, c'è un legame molto forte tra il Ticino e l'Africa tramite una casa di produzione luganese, l'AMCA, che era fondata e diretta da una grande produttrice, Tiziana Sudani, che è scomparsa tragicamente 6 mesi fa e a chi il festival vorrebbe rendere anche un omaggio. Sempre nel viaggio della storia all'interno del festival c'è un altro film che si può vedere oggi, 1990, Whit Stillman, Metropolitan. Sì, Metropolitan è il primo lungometraggio di Whit Stillman, un regista statunitense, autore di un'opera breve perché finora ha realizzato solo 5 lungometraggi, però un autore molto importante nel paesaggio della commedia americana e del cinema contemporaneo in generale. Un'opera elegante che si dedica ad un burlesco distante, un lavoro su una specie di assurdità molto seria che fanno di lui un regista veramente unico nella cinematografia contemporanea. Ed è un lavoro Metropolitan che potrete rivedere sia in sala che sulle piattaforme virtuali. Grazie ancora, come sempre, per questa edizione di Locarno 2020 e buona giornata a Lilian Stein. Grazie, buona giornata a tutti voi.